Franz Schubert si potrebbe definire contemporaneo di Beethoven, perché in realtà è vissuto pochissimo, però ha avuto in comune con Beethoven un quarto di secolo, cioè fino al 1800, dal 1800 al 1827, è stato insieme a Beethoven. Poi lui è morto un anno dopo, ma insomma, morto giovanissimo ovviamente. È sempre stato un dilemma, no? Per i pianisti, se suonare Schubert pensando a Beethoven e Beethoven pensando a Schubert oppure no. Sono due mondi molto lontani, al punto tale che prima, credo proprio subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu chiesto a Walter Gieseking, che era un grande interprete sia dell'uno che dell'altro, ci dica in una parola qual è la differenza tra Schubert e Beethoven. E Gieseking rispose: Beethoven è armonico e Schubert è melodico. Ora, questa risposta è, naturalmente in una sola parola, un po' difficile dare la definizione di un compositore e la differenza tra un compositore e l'altro. È in parte vera e in parte falsa. Perché è in parte vera e in parte falsa? Perché in realtà sarebbe come se noi dicessimo che Dante Alighieri non fosse stato capace di scrivere dei sonetti, ma che avesse scritto solo un grande capolavoro come la Divina Commedia, cioè un insieme di 99 canti che parlano di una storia dell'umanità, della storia sua, eccetera. Quindi un'opera organica molto importante, o come dire, Omero si deve ricordare soltanto perché ha scritto l'Iliade e l'Odissea. In realtà i poeti sono capaci di scrivere sia i sonetti brevi che i grandi drammi. Pensiamo a Shakespeare, per esempio. William Shakespeare ha scritto dei sonetti bellissimi, molto brevi, ma molto sintetici, ma straordinariamente poetici, e ha scritto dei drammi molto lunghi, molto importanti. Nel caso di Beethoven, Beethoven ha scritto molta musica, anche melodica. Beh, pensate alla Patetica, la sonata Patetica, oppure non so, Per Elisa, è una pagina estremamente ricca dal punto di vista melodico, però sicuramente ha dato il meglio di sé in composizioni di dimensioni maggiori, più organiche, più grandi. Ecco, Schubert si può definire tale al pianoforte perché grande compositore di Lieder. Pensate che arrivava a scrivere canzoni, quindi Lieder ovvero canzoni, in forma ABA, quindi molto semplici, arrivava a scriverne anche 8 al giorno e ne ha scritti nella sua brevissima vita, oltre ad aver scritto musica da camera, sinfonie, musica per pianoforte, pianoforte a quattro mani, eccetera, migliaia di composizioni, ha scritto 386 Lieder. Ecco, perché vi dico questo parlandovi dell'improvviso in La bemolle, che fu scritto, proprio composto nel 1827 e addirittura pubblicato post mortem, cioè nel 1857, cioè 30 anni dopo la morte di Schubert. Perché anche questa composizione è un po' sotto forma di Lied. È in forma ABA, c'è tutta la prima parte molto dolce ma danzante, perché questa quartina è danzante. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E tutta questa parte in La bemolle minore, che poi va in La bemolle maggiore, eccetera, sfocia nella parte B, che è un canto. E questo canto, addirittura nel ritornello, può essere pensato come un canto con due cantanti, quindi un duetto. Uno che dialoga con l'altro. E poi, finito la parte centrale, quel trio, che è cantato, cantatissimo, come veramente una composizione melodica, ricomincia la parte di La bemolle dal La bemolle minore, esattamente come nella prima parte, per chiudere con l'accordo di La bemolle maggiore, perché dalla bemolle minore passa alla bemolle maggiore. Ora, la composizione, il titolo Impromptu, è stato dato dall'editore, perché in realtà questi quattro improvvisi opera 90 sono stati appunto composti verso la fine degli anni di vita di Schubert, ma non sono stati pubblicati. I primi due hanno avuto la pubblicazione
quasi morente Schubert, e gli ultimi due, il terzo e il quarto, sono stati pubblicati 30 anni dopo. Ma in realtà, se non li vogliamo chiamare improvvisi, ma li vogliamo chiamare momenti musicali, come d'altronde lui stesso ha scritto 6 momenti musicali altrettanto belli e straordinari, cambia poco, a noi cambia poco. Poteva anche chiamarli canzoni senza lead on a vorte, cioè canzoni senza parole, perché in realtà sono composizioni dove la struttura è molto semplice e quasi elementare. Un po' la differenza che c'è nell'architettura, ecco perché dicevo prima, è un po' falso dire che uno è un architetto, e cioè un compositore armonico, e l'altro invece è un compositore melodico, perché tutti e due conoscevano molto bene l'armonia e quindi sapevano mettere insieme una composizione. Però Beethoven, a differenza di Schubert, era più interessato alla costruzione e quindi era una specie di architetto di grandi labirinti o di grandi palazzi. Schubert era interessato alla successione delle parti melodiche tra di loro e a una connessione, come se noi vedessimo, non so, un villaggio come quelli che ci sono in riva al mare, questi villaggi straordinari che vengono fatti, dove le case sono tutte piccole, ci sono anche i bungalow, ci sono delle case di un piano, due piani, però tutti insieme possono costituire un villaggio, quindi una composizione architettonicamente che sta in piedi, anche se non è pensata come un grande palazzo, una grande serie di palazzi che stanno insieme. Io credo che sia molto importante per chi ama questo compositore pensare soprattutto ai suoi quartetti, e quindi ascoltarli, e alle sue sinfonie. Da lì si riesce veramente a capire che Schubert riesce a costruire anche forme complesse come la forma sonata, sempre però non rinunciando all'idea di dire qualche cosa di intimo. Ecco. Quindi forse la vera differenza è che Beethoven non è sempre soltanto intimo, ma è anche molto estroverso, e che Schubert è sempre intimo.